ci è stato spiegato da Angelo Meloni, il dottore che è qui con noi, che è direttore medico della poliambulanza di Brescia e che voglio ringraziare perché questo ospedale ci ha sempre ospitato e ci ha sempre dato la possibilità di raccontare quello che stava avvenendo. Ecco, ci spiegava il dottore che ci sono un'età media di 70-60 anni, ma anche ragazzi di 30 anni, e questo ci ha molto colpito. Però, insomma, io vorrei prima fare con lei un quadro della situazione. Come sta l'ospedale in base a questo aumento esponenziale dei contagi a Brescia, dichiarata oggi zona arancione rafforzata? Al momento noi abbiamo ricoverati 130 malati e 14 nelle nostre terapie intensive. Abbiamo dovuto rimodulare diffusamente l'attività e dare spazio a reparti Covid, per cui abbiamo riattivato 4 aree Covid e 2 terapie intensive dedicate. Riusciamo con il supporto della rete regionale a trasferire dei malati nelle strutture di province limitrofe, anche i malati di terapia intensiva. Fortunatamente al momento riusciamo ad avere un appoggio delle strutture lombarde. Dottore, quando lei parla di rimodulazione dei servizi, intende che sono sacrificati alcuni reparti per far posto alle persone malate di Covid, come accadeva in altre fasi più critiche della malattia? Sì. E questo... Sì, è stato necessario intervenire sul... Sì. E questo è imputabile in qualche modo con la variante inglese? Sicuramente la variante inglese ha dato il suo contributo negativo alla situazione, perché effettivamente, avendo una contagiosità superiore rispetto a quella del virus selvaggio, ha colpito in poco tempo popolazioni numerose e rendendo necessario un incremento della recettività delle strutture ospedaliere. E l'età media, lei l'ho accennato prima, dei malati, di questi nuovi malati che si infettano? Sì, tra i 60 e i 70 anni, sì. E il trasferimento invece, cui faceva riferimento lei, di pazienti ad altre strutture, che è notizia che pure abbiamo letto sui giornali, quante persone riguarda grosso modo? Perché è una notizia che ha molto preoccupato, il fatto che la gestione ospedaliera nella provincia di Brescia non sia in grado di poter curare adeguatamente tutti i malati di Covid, soprattutto coloro che si infettano nelle forme più acute. Tutte le strutture ospedaliere di Brescia e provincia stanno adottando le misure di cui le dicevo poc'anzi, di riconversione di aree che fino a qualche giorno fa erano destinate ad altre attività, necessariamente ad accogliere i Covid al momento. Le strutture di altre parti della regione Lombarda, all'ordine di diverse decine già di malati, hanno contribuito ad alleggerire la pressione nelle nostre strutture bresciane. Resti lì, dottore, perché...